un ruolo strategico del gruppo Ferrovie dello Stato italiane nella scena internazionale di Berlino. In occasione di InnoTrans 2022 a Berlino Messe, il quinto appuntamento del cascading del piano industriale 2022-2031. Così, dopo le tappe italiane di Milano, Roma, Bologna e Napoli, Berlino diventa l'occasione per i manager del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, l'AD Luigi Ferraris e la presidente Nicoletta Giadrossi, per incontrare i colleghi delle società partecipate che operano all'estero, con una continua sinergia con la holding. Il mercato europeo viene infatti ormai considerato dal gruppo FS come un mercato domestico nel quale esportare know-how tecnologico, operativo e ingegneristico. Un mercato multidomestico, lo definirei, nel senso che è un mercato sempre più integrato con varie nazioni che nel campo dei trasporti, delle infrastrutture dovranno sempre di più integrarsi e collaborare come in altri settori, e quale momento migliore come questo per poter ritrovarsi con gli altri colleghi, gli altri manager presenti qui in Europa. Ecco, quando lei dice multi domestic company, vuole dire che è importante la sinergia a livello europeo di tutti i top players? Per me è fondamentale che i grandi operatori, noi tedeschi, insomma le varie aziende presenti nel trasporto passeggeri e merci, abbiano dei rapporti stretti di collaborazione, perché le merci attraversano l'Europa da nord a sud e sono gestite spesso da aziende diverse, quindi diventa fondamentale avere dei punti di scambio anche fisici, penso ai terminali multimodali, penso alle grandi aree di stoccaggio, ma stabilire anche dei rapporti di collaborazione sul trasporto passeggeri. Quindi immaginiamo i treni notte che partono da Vienna e arrivano a Milano o partono da Monaco di Baviera per arrivare in Italia, quindi è chiaro che c'è tutto un percorso che va sempre di più rafforzato.